Ninguém é muito que o cangelo aviso vira. Avana meio levena colê, lite na calha. Like I pep noa. JV, stavamo aspettando. Cosa mi ha tradito? I capelli, vero? Teniamo d'occhio da quando sei arrivato a Passi. Non volevate che mi perdessi? Ueuka Disa? Perché incontrarci qui? Non amo i funerali. Non avere paura, Tronche. Questo funerale non è per te. Sei il mio contatto. Qualcuno mi parlerà di questo lavoro. Sono solo un intermediario. Avrai più informazioni. Presto. Avete una strategia d'affari interessante a Pasilla. Niente dettagli, niente nomi, nessuno sa niente. Il tuo nome lo sappiamo. Ci basta quello. Cos'è, una prova? Per vedere se ero solo, ti cromo addosso. È una specie di testa. Di solito conosciamo i nostri collaboratori fin da bambini. Conosciamo i loro angeli. Di te non sappiamo nulla. Chi è morto? Ha qualcosa a che fare con il lavoro? Credi che avremmo organizzato questo funerale per te? Voglio parlare con Brigitte, è qui? No. Il centro commerciale all'angolo. Vai alla macelleria. Chiedi di Placide. Ti darà lui i dettagli. Il mio creolo è un po' arrugginito. Io parlo mille langues dans la cité. Nous parlons selgren. Bella sfiga, eh? Tutte queste lingue e io non capisco la vostra. Come translation, pas maton. Vendete davvero carne in questo negozio? Sul serio? Ou actuellement le acheter quelque? Che ça la fait là? Si è bien intelligent, li semble. Cerco Placide. Placide. Garde ici là. Dodo ti piti mama. C'est au même. Dodo ti piti mama. C'est au pas dodo. C'est au pas dodo. Sei Placide? Voglio parlare con il capo. Di Saouvle. Pensavo che vendere polli allevati fosse illegale. Sono 6 anni che il pollame probabilmente è malato. Ora, ad un tratto, puff, tutto pulito. Non è in vendita. Che cosa vuoi? Ho sentito diverse cose su di voi. I Voodoo Boys, i migliori runner della città. Almeno è quello che dicono. Anche se nessuno sa davvero cosa fate in rete. Meglio così. Cioè, software illegali all'avanguardia, furti di dati corporativi, guerra contro la Netwatch. Ma nessuno parla di polli. In chiesa mi hanno detto di parlare con te. Mi manda Mr. Hans. Dice che vi serve un mercenario. Non qui. Seguimi. Dove andiamo? Un focolaio di controversie. Una città in una città. Tu non dei io! Una di qua. Tu non fila! Tu sei pacifica!
pacifica. Conosci bene pacifica? Nah. Non siete proprio amichevoli con quelli che vengono da fuori. Doveva essere una città se in cui i ricchi avrebbero bruciato i loro eddi. Un circolo chiuso. I corporativi gli davano soldi, loro li risputavano indietro. Tutti questi giocattoli vengono da soldi corporativi. Ora ci interessa solo il Jim, grandi Imperial. Il più grosso e brutto tempio all'avidità di tutta Pacifica. Mai finito. Fino a settimana scorsa era deserto. Vuoto. E ora? Ora è diventato una tana degli Animals. Chi è Taj? Deuxième. E Placid. E Placid! Oui, che sta out e by lot! Ok, mais bravi nipita. Mi si sensibile che sa? Lovely? Lovely. Io debilite e di Antonio. D'Antonio. Granata. Placid, pizzit mue. Puh. Ho pat bisuè. Che è lot che gè li pi mal. Peut-être. Mais ça c'est pour vous. Papa non pour your response. Merci. Andiamo, non manca molto. Pas jeudi. Mais où t'es dit? Vita, Emily, même pas plié. Hai già incontrato gli Animals? Sì, qualche volta. Volete gli Animals fuori dal gym? Morti. È questo il lavoro? Saprai tutto tra poco. Voglio dire, non ha senso che siano qui. Nel cuore di Pacifica, senza rinforzi, isolati. È il vostro territorio. Cazzo, nemmeno gli sbirri mettono il naso qui. Cercano di provocarvi? Di farvi fare un passo falso? Non escono dal gym. Di quante persone stiamo parlando? 30, forse più. Vinignon, parliamo qui. Siediti. Quando vedrò Brigitte? Fai il lavoro, poi vediamo. Ma che... Prima potresti dirmi che cazzo intendi fare? Hai accettato il lavoro. Fa quello che ti dico. Quindi connettiti, subito. Altrimenti? Hai altri volontari pronti? Vi, manca poco, ci siamo quasi, non sputtanare tutto. Merda, tanto non serve. Beh, almeno non ti riempirà di chiacchiere. Ho l'impressione che non saremo grandi amici. Ma non c'è chimica. Sopravvivrò. Evelyn Parker, ti dice qualcosa? Non è una di noi. Ma ha lavorato per voi. Perché non mandate i vostri al gym? Non funziona così. E come funziona allora? Funziona bene il più delle volte. Il tuo sciamano di cromo è Victor. Voi vi conoscete? No, non serve. Questo hardware è merda. Dovresti cambiarlo. Oh, quindi sei anche un bisturi. C'entra qualcosa? O è solo un modo per spaventarmi? Devi essere all'altezza. Devo sapere. Questo chip non ha identificativo. Cos'è? A parte questo, tutto ok? Problemi di rete neurale, picchi di corteccia e altra robaccia. C'è qualcosa di grave? Ti ho chiesto del chip. È per questo chip che sono qui e che voglio vedere Brigitte. Non ha un'aria familiare? Perché? Dovrebbe. Come l'hai rotto? Un proiettile nel cranio. Non funziona. Ecco come.
Non mi hai chiesto che esperienza ho, cosa so fare. Non siamo una corporazione, niente posto fisso qui. Devi soltanto fare una cosa per noi. Allora, vado bene per il lavoro. Possiamo procedere. La camionè. 20:35:07. 3 secondi prima, puff. Vogliamo scoprire da dove viene la camionè. Il furgone è sicuramente modificato. Vedo che non lo sai neanche tu. Ehi, sto solo mettendo insieme i pezzi. Le hai registrate tu? Segnali locali, satelliti corporativi, catturiamo tutto. Ma nulla dall'interno del gym, giusto? Tecnologia piuttosto avanzata, non mi sembra roba da bestioni. La sorvegliano giorno e notte, qualunque cosa sia è importante. Brasil, Batman che li ha pesano coi? Femmen Podla. Vuoi fare una pausa? Credo che abbiano bisogno di te. Se la caveranno. Concentrati. Qui non parliamo solo di Animals. Sono stati assoldati da qualcun altro. Da qualcuno con un furgone pieno di roba da Netrunner. È qui che entro in gioco io? Per scoprire chi? Inizia dalla camionè. Resta nascosto. Controlla solo la situazione. Ora sei in reso acqua la nostra sottorete. Perché? A che serve? Attraverso acque vedrò quello che vedi tu. Sentirò quello che senti tu. Ti guiderò nel gym. Un'altra voce nella testa. Chissà che dice il bisturi. Chi è il Netrunner all'interno? Cosa vuole? Spero che me lo direi tu. Quindi, vuoi tenermi d'occhio? Alla faccia della fiducia. D'accordo. C'è altro che dovrei sapere? Cerca i nostri uomini vicino al centro commerciale. Ti diranno come entrare. La mia paga. Di quanto stiamo parlando? E come faccio a riscuotere? Enzo ha detto che non lo fai per i soldi. Hai un problema? Occupati del gym per noi e Brigitte lo risolverà. Peccato che ho scoperto ora che dovrò fare da bersaglio in territorio nemico. E quindi il mio prezzo è salito. Vedremo. Niente promesse. Capito. Se io faccio questo, tu mi metti in contatto con Brigitte, giusto? Sei il sottile in fondo al corridoio. Scendi, i miei ti lasceranno passare. Abbiamo finito. Brigitte sa che deve incontrarmi. Oppure hai organizzato tutto da solo? Te l'ho già detto. Parlerai con il Chefin quando sarà il momento. E quindi, Voodoo Boys, eh? Perché? Non credete nel voodoo? Non so, chiedilo a chi ci chiama così. Cioè, voi vi chiamate in un altro modo? E non intendi dirmelo, vero? Certo. Non amate molto gli estranei, eh? Quelli come te danno nell'occhio. Dici che devo fare attenzione? Sagge parole. Tutto orecchie, dimmi. Sto controllando, il link che hai in testa è pulito. Così pare. Sanno che li sorvegliate? È il nostro territorio, la nostra casa. Non dobbiamo nasconderci. Sei tu che dovrai farlo.
essere silenzioso, invisibile. Sapete come entrare? Mi hanno detto di sì. Sì, dal garage, sul retro. Ma shh, silenzio, ok? È successo qualcosa di interessante? Da quando siamo qui, tutto tranquillo. Nessuno è entrato o uscito? Beh, una volta sono usciti per fare rifornimento. Porcellini! Ci sono. Vedo la camionè. Certo. La telecamera nel corridoio, evitala. Ma funziona. Avevi detto che il posto era abbandonato da anni. Ora non più. L'hanno riparata. Ma chi era quello? Tu che dici? Il netrunner che vogliamo ha cercato di entrarti. L'ice extra che ti abbiamo dato per ora sei al sicuro. Quindi, sa che sono qui.
Vedi, quelli così riesci sempre a colpirli. Con quelli nuovi non funziona. Questo ha un sensore di movimento. Reagisce solo se ti muovi. Cazzo!
sta massacrando! Cazzo! Siamo un branco o cosa? Ah. Thank you.
Facciamogli vedere cosa sappiamo fare! Già che ci siamo, ti dispiace dirmi cosa cerchiamo? La mappa del flusso dati di Pacifica. Cercano l'Aquae. Chi sarebbero loro? La Netwatch. Cercano sempre di fotterci. Che cosa cercano esattamente? Fortezze telematiche interne. Se infrangono i nostri AES, controlleranno l'Aquae e l'intera rete. Torneremo ai tempi oscuri di Patmos. Probabilmente avrete webcrawler e mirror di codice. Sì. Ma vogliono anche quelli. Quanto è grave la cosa? Non so quanti dati abbiano raccolto, ma la loro mappa è incompleta. Non c'è ancora convalida della fonte. Ok, perciò cosa devo fare? Raggiungi l'agente, sarà facile trovarlo. Guarda la mappa, lui è nel cinema. Torna indietro, questa non è la tua guerra. Matt! Cosa? Placid, che c'è? Siamo tagliati fuori. Netrunner sa che sei qui. Trovalo. Non possiamo bruciarlo via rete. Deve essere collegato al furgone. Non posso passare le sue protezioni. Devi trovarlo. Affrontarlo. Ok. E una volta trovato cosa... Te lo dirò. La gente cerca di tagliarti fuori. C'è una sala cinesca dietro la camion. La apro. Ok, ora va al cinema su al secondo piano. Beh, sì. Occhi aperti. Che cosa succede? Stai per avere compagnia, scansionala subito. Non lo so, ce ne stiamo occupando. È pericolosa. Deve avere un punto debole. I miei sono già sulle sue tracce. Che sta succedendo? Il network cerca di entrarti, concentrati. Ci penso io. Non lo tratterò. È la stessa soprecca dell'alba degli Emuz. Elimina. Ah!
Hackeralo. Dobbiamo accedere ai suoi dati, capito? Prima dovrai far... Placid? Oh, oh. Calma. Cosa hai fatto? Beh, ora possiamo parlare in privato. Ho interrotto la connessione con il resto di Pacifica. Ci darà un po' di tempo. Un secondo fa hai cercato di ammazzarmi. E ora vorresti parlare? Ammazzarti? No, solo scoraggiarti. Ma forse ti ho sottovalutato. Ok, basta con le cazzate. Parla. Chi sei? Bryce Mosley, agente speciale Netwatch. Possiamo parlare? Ti aveva installato uno spettro, vero? Vedeva e sentiva tutto. Seguivi i suoi ordini. Non so quanto ti paghino i voodoo, noi siamo molto generosi. Non mi interessa. Non lo faccio per soldi. Devo parlare con Maman Brigitte, la chefin dei voodoo. Brigitte e il suo cagnolino Tinepton sono bloccati da diversi giorni, da quando abbiamo oscurato la sottorete con degli ice. E tu? Beh, tu sei stato mandato qui per liberarli. Sai perché non ti hanno detto niente? Perché sei un ragnon. È così che chiamano gli estranei assoldati per lavori speciali. Stracci. Quando non gli servi più, ti gettano via. È il destino di tutti i ragnon. Hai catturato Brigitte. E come ci saresti riuscito? Sapevamo che una volta preso il gym avrato dai Netrunner, Tinepton si è infiltrato per primo, in ricognizione. Dopo averlo bloccato con l'ice, si è infiltrata anche Brigitte, usandolo come scudo. Un'avversaria difficile, ma l'abbiamo comunque bloccata. Preferisco di gran lunga fidarmi dei Voodoo Boys che di voi. Senti, so che non siamo molto popolari nel tuo ambiente, ma ogni volta che c'è un vero problema, chiamano la Netwatch, non i loschi hacker di Pacifica. Questo lo sai, giusto? I voodoo conoscono il dark web meglio di chiunque altro, quindi no. Mi sa che preferisco la loro esperienza alla vostra. Piuttosto furbo, ma scelta sbagliata. E sai perché? Se li cerchi non rispondono mai. Se non sei nato e cresciuto a Pacifica, per loro non sai niente. Meno di niente. Hai qualche prova? Che i voodoo vogliano fregarmi? Vogliano? L'hanno già fatto. Appena gli hai dato il tuo link, hanno installato uno spettro e un virus. Come se fosse stato lì. Sta cercando di fotterti. È così evidente. Ti ho chiesto delle prove e poi l'avrei notato. Ah, sì? Allora dai un'occhiata. Lancia una diagnostica dei sistemi. Ok. E? Niente fuori posto, nessuna traccia. E poi confronta i risultati con i primi ottenuti. Identiche, giusto? Perché non è una vera scansione, è una copia. Qual è il problema con i voodoo? Hai idea di quanti attacchi dietro il Blackwall abbiamo neutralizzato l'anno scorso? Vuoi che indovini? Quindi non lo sai. Non lo sa nessuno a Night City, all'infuori di noi. E nessuno vuole saperlo. La gente lo immagina come un grande muro di confine, la soluzione che proteggerà per sempre l'umanità. In realtà è più simile a un sacchetto della spazzatura messo a chiudere una finestra rotta. E i Voodoo Boys non la smettono di fare i loro cazzo di buchi. Brigitte e l'altro, Neptune, come stanno? I loro tag sono attivi. I Voodoo Boys li stanno tenendo in vita. Ma non potranno farlo per sempre. Infatti, il che rende Brigitte e T meno utili per noi. Ho usato le loro interfacce per bucare la sottorete dei Voodoo, ma Brigitte si è dimostrata testarda. È riuscita a danneggiare parte dei nostri sistemi prima che la bloccassimo.
un assaggio della vostra medicina. La raccolta di dati. Perché colpite i Netrunner di Pacifica? È il nostro lavoro. Riguarda la Reso Acque, vero? Non accettate una rete indie che non potete proteggere e servire, eh? Non esiste una rete indipendente. Se i Voodoo Boys violano il Blackwall, siamo tutti fottuti in un modo o nell'altro. Il tempo si D'accordo. Sta esaurendo. Che cosa mi offri? Un compromesso. Ti rimuoverò quel virus dei Voodoo Boys e libererò Brigitte e Tinette. Si risveglieranno come se non fosse successo nulla, non preoccuparti. Tu dovrai solo lasciarci andare con i nostri dati. Che dici? Il tempo scorre. Credo proprio che mi atterrò al piano. Ehi, V, tutto bene? Dammi un secondo. Un attimo fa tu eri come lui. Grazie, ma non te l'ho chiesto. Oh, cos'è successo? Quello aveva ragione. I Voodoo hanno bluffato. Non appena gli hai dato accesso alla rete Netwatch, hanno fritto tutti gli agenti, te compreso. Biochip è intervenuto di nuovo per salvarmi. Forse. In tal caso, prego, eh. Diamoci una mossa. I Voodoo avranno liberato Brigitte. Sembra che il loro piano fosse questo, e ha funzionato grazie a te. Dopo che i Voodoo ti hanno usato come un drone kamikaze. Chi accetterebbe di lavorare con noi, gli spaventosi Voodoo Boys? Placide ti ha preso per spazzatura, per uno che nessuno sarebbe mai venuto a cercare. Cosa? Avrei dovuto dire la verità? No, ne parleremo con Brigitte. Dopotutto, le hai salvato il culo. Non mi dispiacerebbe chiacchierare con Placide, non può passarla liscia. Torniamo al Bettis. Bastardo, spero gli piacciano le sorprese. Pagano che fa soldi di casa di vita. Placide, dov'è quel bastardo? Di sopra. Placide, rappresentant o vivant, di avvenire un war. Sei tornato? Come? Come hai fatto? Che cosa hai usato esattamente per colpire il Jim? Un virus? Un impulso elettromagnetico guidato? L'ho visto prima che mi si friggesse il cervello. Avete eliminato gli agenti della Netwatch nella rete di Mosley. Si chiama Kivale Limie, colui che inghiotte la luce. Ha inghiottito 10 agenti Netwatch, distrutto la rete, le BBS, ma non te. Tu sei tornato alla luce. Avrei dovuto trattare con la Netwatch. Lavorare con te non ha portato a un cazzo. Un proiettile in testa, la Netwatch contro. E ora mi rompi i coglioni per non so quale motivo. E Netwatch sarebbe meglio?
Ti tratterebbero come un eroe, non come una merda. Ah sì, andiamo di sotto. Non finisce qui. Netwatch tornerà. Non vorrai portarlo nella cripta? È un ragnon, niente di speciale. Hai visto le scansioni? Le ho viste. Soti konia, fait tout mon soti. Tu devi essere Brigitte. Non è facile trovarti. Hai qualcosa per me? Tu sei del biochip, vero? Sì, dobbiamo controllare in che stato è. Che hai visto nelle mie scansioni? Di sicuro più di Placid. Hai riconosciuto il biochip perché lo stavi già cercando. Dobbiamo esaminarti. Se sei sopravvissuto nel gym, lo devi al chip. Dovevi pensarci di cercare di uccidermi. Se io ero qui, il chip non correva pericoli. Se in buone condizioni ti offriamo un buon prezzo. Anche qualcosa di più per il valore affettivo. Il biochip non è in vendita. E non potete strapparmelo via. Era già in condizioni di merda prima che mi avventurassi nel gym. Perché? Non funziona? Non è quello. Il problema è che nessuno è in grado di tirarlo fuori senza uccidermi. Visto che avete commissionato voi il furto, ho pensato che poteste aiutarmi. Come fai a saperlo? Come ci hai trovato? Evelyn Parker. Ti dice qualcosa? Ah, la doll. La puttana. Ci hai trovato perché ti ha mandato lei da noi. Forse non si è rivelata del tutto inutile. Senti, potete aiutarmi o no? Sì, certo, ma non qui. Andiamo nella cripta. Lì ci darai accesso al chip. Quando avremo i dati che ci servono, vedremo di aiutarti. Sul serio? Non ho già fatto abbastanza per te? È l'unico modo. Per rimuoverlo dobbiamo prima esaminarlo. Perché se sbagliate qualcosa non vi resta un cazzo, eh? Ti ho dato la mia parola. Ti aiuteremo. Allora, dopo di te.